seconda edizione ricca di emozioni. Dal 3 al 10 agosto il TC Bolzano ha ospitato sui campi di via Martin Knoller il trofeo Banca di Trento e Bolzano, torneo della categoria Future, dotato di un montepremi di $15,000 che non ha mancato di offrire ai tanti appassionati locali diversi match di buon livello. Tra i tennisti a mettersi particolarmente in luce ci sono stati anche i due rappresentanti altoatesini Thomas Holzer e Patrick Prader, i quali hanno raggiunto la finale del tabellone di doppio. Il tennista di Caldaro e quello di Barbiano si sono trovati di fronte nell'incontro per il titolo di coppia, il duo formato dall'olandese Antal van der Duim e l'austriaco Mark Rath. A spuntarla sono stati gli avversari degli altoatesini che si sono imposti con il punteggio di 6-4-7-5, ma il match per loro è stato tutt'altro che in discesa. Holzer e Prader infatti hanno gettato alle ortiche diverse opportunità per far sì che il finale potesse essere differente. Nel corso del primo set i due tennisti locali hanno sprecato due opportunità per salire 5-2 ed altrettante per andare sul 5-3, perdendo poi la frazione per 6-4. Nel corso della seconda partita poi i beniamini del pubblico di casa hanno conquistato un break nel corso del terzo gioco, che però non sono riusciti a conservare a lungo. Sul 6-5 per i loro avversari, Holzer e Prader hanno poi perso, per la seconda volta nel set, il loro servizio, dovendosi così accontentare del secondo posto. Sì, la prima volta per me e Tommy che siamo arrivati in finale, poi un torneo di doppio che più o meno lo giochiamo 2-3 volte all'anno così per divertimento, ma comunque abbiamo fatto un bel torneo e siamo contenti di come è andato. Allora, i punti importanti, hanno giocato bene e noi quelli ieri abbiamo fatto tutti quelli importanti, oggi no, il doppio decidono 2-3-4 punti in tutto il match. La finale di singolare invece ha messo di fronte l'italiano Gianluca Naso, testa di serie numero 3 del main draw ed è entrato in tabellone grazie ad una wild card, ed il talento inglese Kyle Edmund, capace nel corso dell'annata di raggiungere la semifinale junior di Wimbledon, sconfitto dal nostro Quincy per 6-4-6-4, e di vincere in doppio il Roland Garros a livello giovanile, nonché di conquistare il torneo Future di Orange Park. I due hanno raggiunto la sfida decisiva dopo aver superato in semifinale i vincitori del torneo di doppio. Il match conclusivo della manifestazione di Bolzano è risultato equilibrato unicamente nel corso del primo set, durante il quale sul punteggio di 4-4 Gianluca Naso ha anche sciupato la chance di strappare il servizio al britannico. Nel gioco successivo il giocatore siciliano è stato poi breccato, concedendo così la frazione al 18enne nativo di Johannesburg. Nel secondo set Kyle Edmund è subito scappato via, portandosi a condurre per 4-1. Successivamente sul 5-2 in proprio favore il giovane tennista ad oltremanica, sfruttando il primo match point a disposizione, ha chiuso i giochi. Il titolo del trofeo Banca di Trento e Bolzano rappresenta per Edmund il terzo successo in carriera in un torneo della categoria Future. L'analisi della finale nelle parole dello sconfitto Gianluca Naso. Ma è stata una settimana molto particolare perché al primo turno ho salvato 3 match point, stavo quasi per perdere. Sono venuto qui per giocare diverse partite perché non era un ottimo periodo per me, avevo perso tante posizioni nel ranking, da 190 sono andato a finire 290. E sono contento perché sono riuscito a giocare 5 partite, sono riuscito ad arrivare in una finale in un torneo che non è mai facile. E oggi ho rammarico di aver servito un po' male, servivo sempre alla stessa maniera, sempre allo stesso angolo, e comunque lui è un giocatore talentuoso e che ha un'ottima tecnica, quindi riusciva sempre a rispondermi bene, si era abituato al mio servizio e rispondeva sempre bene alla parte del rovescio, io non riuscivo a comandare come volevo.